Buonasera a tutti, benvenuti, bentrovati invece coloro che ci seguiranno da lontano attraverso la registrazione. Siamo arrivati al nostro terzo appuntamento, di questo ciclo di conferenze dedicate a Cipro e la molteplicità delle culture che, come sapete, è un'iniziativa che fa da corona alla bella mostra organizzata dai Musei Reali a Palazzo Chiablese relativa appunto a Cipro, crocevia di culture. Noi abbiamo interpretato questo titolo della mostra in due modalità diverse. In primo luogo, in un senso più generale, cioè considerare Cipro o l'area delle isole del Mediterraneo come un ponte di passaggio tra culture diverse, senza focalizzarci su singole culture. Questo è stato il caso della prima conferenza di Gianfranco Gianotti, Cipro e i suoi miti, da Afrodite e Adone all'origine della guerra di Troia, quindi miti di Cipro che poi si sono diffusi in tutta l'area della cultura mediterranea. Oppure nel caso della seconda conferenza, quella tenuta da Giuseppe Cambiano, sulla filosofia greca nel crocevia delle culture. L'altra modalità interpretativa del titolo della mostra è stata invece quella di individuare delle linee più precise, dei contatti più precisi, cioè delle singole culture rispetto alle quali Cipro è stata crocevia. In questo senso è stata interpretata la conferenza di Fabrizio Pennachietti, la terza, e mi correggo, questa è la quarta, forse ho detto il terzo appuntamento, la terza conferenza, Cipro e gli Assiri, e in questa direzione andrà anche la prossima conferenza tenuta da Mario Gallina, Mare che divide, mare che unisce. In realtà i termini di unione e di divisione saranno Cipro e Venezia. Quindi in questo caso, anche in questo caso, si tratterà di una cultura specifica che ha rapporto con Cipro, la cultura veneziana. Discorso analogo si può fare per la conferenza di stasera. Anche qui è stato privilegiato il rapporto con una cultura specifica, la cultura egizia. Cipro e Menfi, antiche testimonianze dell'Egitto. Ovviamente chi avrebbe potuto parlarcene meglio del socio Alessandro Roccati, che presento qui brevemente, anche se non ce ne sarebbe bisogno perché è ben noto nell'ambiente torinese. Il professor Roccati è professore emerito di egittologia, disciplina che ha insegnato alla Sapienza di Roma fino al 2005, dico bene, e da quella data poi a Torino fino al pensionamento. Ma aveva già insegnato in altre città, a Genova, a Milano, a Ginevra, a Parigi, a Cracovia. Roccati è stato al centro di campagne di scavo in Egitto, Luxor e File, in Sudan, Napata, campagne di scavo che sono state organizzate da varie istituzioni internazionali, ma tra queste prevale sicuramente l'Università di Roma. Per noi torinesi è molto importante ricordare che Roccati è stato magna pars nell'organizzazione del Museo Egizio, ne ha diretto il programma editoriale scientifico per molti anni,
ha curato alcuni cataloghi specialistici, ha lavorato anche per la ricostruzione di manoscritti e di monumenti che sono conservati nel museo e infine ha curato numerose mostre, alcune appunto tenute a Torino, altre in altre città italiane, Venezia, Roma e Milano. Le sue pubblicazioni scientifiche sono molto numerose, superano le 300, quindi non penso neppure di citarne qualcuna, mi accontento di indicare le aree in cui Roccati si è esercitato. I suoi lavori in parte sono legati appunto all'attività del Museo Egizio di Torino, come dicevo prima, in parte alla pubblicazione di cataloghi delle altre mostre, ma la gran parte invece è rappresentata da studi scientifici su aspetti o figure particolari della cultura egizia, oppure anche della lingua egizia, perché, questo non l'ho detto, forse va aggiunto, oltre ad aver insegnato egittologia, Roccati è stato professore anche di lingua egizia. A te la parola. Innanzitutto grazie per questa bella presentazione che mi fa capire quanti anni sono passati anche. E veniamo invece all'argomento, cioè a Torino c'è una bellissima mostra, ma c'è qualche cosa di più di una mostra, cioè c'è un patrimonio che non conoscevamo, o perlomeno se ne conoscevano soltanto alcuni aspetti, alcune particelle, ed è quello relativo a ciò che custodisce il Palazzo Reale, non solo relativo alla storia moderna, ma soprattutto all'antichità e in particolare all'isola di Cipro, per vicende che sono già state ben illustrate, che quindi non è il caso di ricordare, però questo fa sì che la via di Cipro di Palazzo Reale sia passata anche attraverso l'Accademia delle Scienze, che era stato un riferimento per le persone che si interessarono a questa antica storia, e abbia dei riflessi nello stesso Museo Egizio, in modo che essa dà luogo ad un dialogo anche interdisciplinare. E per quello che riguarda l'Egitto, naturalmente già solo la prima fotografia che presento con tutti gli scarabei trovati a Cipro, che questi sono esposti nel Museo Archeologico di Istanbul, tanto per dare un tocco di esotico rispetto a quello che si può vedere in mostra, ci fa capire che l'Egitto non è stato una presenza marginale nella storia di quest'isola. E siccome la storia dell'Egitto è molto estesa, e quella di Cipro anche, come rivelano gli scavi che sono in corso e che potranno anche aprire dei nuovi scenari, e quindi è utile richiamare le novità che la conoscenza di queste aree ci propone anche rispetto ai dati forniti dagli scavi di 100 anni fa o a quello che nel frattempo si è appurato dalla stessa isola di Cipro. Non è più il momento in cui si può rimanere entro confini rigidi di singole aree, ma è necessario guardare fuori. E così come Cipro ha vantaggio anche a gettare degli sguardi verso l'Egitto, altrettanto si può dire dell'Egitto. E quindi io mi collego con la presentazione dottissima fatta dal professor Pennacchietti la volta scorsa, il quale ha illustrato certi aspetti di contatto nell'età del ferro tra Cipro e il mondo circostante, in particolare appunto la Siria e la Fenicia, per spingere lo sguardo più in giù, più in profondità. E non tanto in quella che è la storia di Cipro, che
è molto più lunga, più estesa. I primi ritrovamenti si fanno risalire a 11.000 anni prima di Cristo, quanto nella misura che essa può essere illustrata da nuove fonti che ci apportano i mondi circostanti, i quali stessi sono stati illuminati inaspettatamente da scoperte che definirei anche strepitose. E vediamo lo scenario, dunque qui mi mostro soltanto i due paesaggi a contatto, cioè l'isola di Cipro ovviamente tutti la riconoscono, ma soprattutto qui intravediamo la costa anatolica, in particolare la cilicia, soprattutto la cilicia aspera, così montuosa, che vediamo qua giù, che rappresenta il continente più vicino all'isola di Cipro, e poi tutto il vicino oriente con la Siria, quella che era l'antica Fenicia, e d'entroterra naturalmente che si avvicina alla Mesopotamia e alla civiltà da essa espressa, per scendere infine all'Egitto, che vediamo più in particolare accanto. E visto che dovremo parlare anche d'Egitto, ricordo che appunto i luoghi notevoli sono soprattutto una città che si trova praticamente ai confini orientali dell'Egitto, una città che cambiò parecchi nomi, ma che restò sempre ancorata a questo ramo orientale del Nilo, che è il più navigabile, perché vedremo che l'Egitto non possiede veri porti naturali, quindi le navi devono entrare attraverso il fiume, e quindi questa città, che poi vediamo più da vicino, al contempo l'area di Menfi con le sue piramidi, il grande snodo commerciale che fu sempre il cuore dell'Egitto, ma in particolare per quello che riguarda l'Egitto faraonico più antico, per vedere qua giù invece la ubicazione di Tebe, che diventò una capitale importante durante il secondo millennio avanti Cristo, e per un periodo brevissimo, ma per noi importantissimo, una città nuova, effimera, che durò poco più che qualche decina d'anni, a mezza strada tra Tebe e Menfi, che prende nome dalla designazione attuale di Telelamarna. Pare che si chiamasse a suo tempo, almeno nella pronuncia effettiva, Tahta, città costruita appositamente dal faraone riformatore, di cui molti avranno sentito parlare, Amenhotep IV Akhenaten. Quindi questo è il paesaggio geografico che ci interessa oggi. E entreremo poi più in particolare nella costa libanese, che poi corrisponde a quella della Fenicia, e ad altri siti. Ecco, e diciamo che possiamo in qualche modo circoscrivere il percorso storico tra due figure di viaggiatori di cui possediamo i nomi. Il più recente si chiama Unamon, quello più antico, e vedremo, di cui sappiamo molte cose da pochissimo tempo, invece, e Nai. Tra le loro vite intercorrono più di 1000 anni, poi vediamo più in particolare. Unamon è conosciuto da un racconto in forma di rapporto, che lo vede recarsi da un Egitto oramai frammentato da un punto di vista politico, e quindi con poca autorevolezza verso il mondo che aveva dominato poc'anzi, e recarsi in Fenicia per procurare il legname indispensabile alla nave, alla grande barca del dio Amon, che doveva essere procurato attraverso tronchi delle conifere che crescono, come vedremo, soltanto sulla costa libanese o cilicica. Il Enai invece visse molto tempo prima in uno scenario completamente diverso, cioè
immaginiamo che tra di loro c'è la stessa differenza tra Cesare e Dante, e durante uno dei regni, questa volta più floridi, dell'età delle piramidi, anche se posteriore alla costruzione delle grandi piramidi. Perché ne parliamo? Perché tutti e due, più o meno da vicino, ebbero sicuramente a che fare con Cipro. Allora, il racconto di Onamon ho già accennato che è importante perché è l'unica descrizione narrativa che si possiede, quindi non solo nell'ambito dell'Egitto, ma di tutto l'Oriente e altri paesi, di quella che era la Fenicia al suo nascere, quando ancora i Fenici forse non sapevano di essere Fenici, ma si preparavano a diventarlo con le loro colonie. E ci racconta appunto le peripezie di questo egiziano, naturalmente forte della sua cultura, della sua investitura, dell'importanza dell'impresa che deve compiere come atto religioso, il quale è addirittura strapazzato dal re di Biblo, che era stato invece suddito del faraone per molti secoli, e nello stesso tempo insidiato da masnade di pirati che lo depredano, che lo vessano, e alla fine non sappiamo come sia finita la storia, perché a un certo punto è spinto da una burrasca sull'isola di Cipro, dove è accolto, e questa è la novità, da una regina donna, che si chiama Hetebi Wahatabi, da notare che, a differenza del mondo descritto da Pennacchietti, quello di un potere politico frammentato nell'isola tra diverse città, la Cipro di cui ci occuperemo oggi appare soggetta ad un unico sovrano, sia egli uomo o donna, in questo caso una regina. Quindi questo è il racconto di un Amon che vede Cipro alla fine, però purtroppo quando arriva a Cipro, dove è accolto dalla regina e dove trova anche qualcuno che parlerà con lui in egiziano, il papiro, e sono questi i limiti delle nostre testimonianze, si interrompe e si è strappato. E quindi ci occuperemo stasera di Cipro nell'età del bronzo, cominciando da bronzo medio e recente, che è quello meglio conosciuto per Cipro, che copre grosso modo il secondo millennio avanti Cristo. Tra l'altro ho scelto come sfondo una veduta della città che ho appena menzionato, Tel el Amarna, che è per noi rilevante perché qui fu scoperto un archivio diplomatico internazionale, non ricchissimo, anche se abbastanza ampio, perché comporta ancora almeno 300 tavolette, però interessante perché raduna lettere spedite al faraone intorno al 1350 da tutte le maggiori potenze dell'epoca, e tra queste c'è anche il re di Cipro. Quindi, in base a quello che abbiamo appena visto, possiamo dire che Cipro, per la sua ubicazione anche, per le correnti marine, per tanti fattori, non rimase isolata in mezzo al mare, ma vide l'incontro o andò incontro a civiltà che interessano tre continenti. L'Europa, la civiltà egea, che quindi spazia in quest'area, l'Egeo con l'isola di Creta e le coste anche dell'Anatolia, dove c'erano già regni pregreci. E poi c'è in Asia la civiltà anatolico-siriana, cioè il regno indoeuropeo degli Ittiti, e di quelli ad essi connessi, che arrivano fino alla Siria, e poi in Africa invece la civiltà dell'Egitto faraonico, che è solo apparentemente lontano, difatti è il più lontano di questi mondi, ma ci sono circa 400 chilometri tra la costa egiziana e l'isola di Cipro. E in ogni caso, a causa del dinamismo e anche della loquacità della civiltà egiziana, noi possiamo
estrarre delle informazioni di notevole interesse fin dai tempi più antichi. Vedremo che la più antica menzione che tuttora si possiede di Cipro è egiziana e non di altri paesi. Perché questa importanza di Cipro? È un'importanza anzitutto di carattere economico-commerciale. La grande ricchezza di Cipro, riconosciuta fin dalla preistoria, è quella delle sue miniere di rame. Rame che era appunto estratto e lavorato e messo in circolazione, venduto attraverso tutto il Mediterraneo, al punto che, come ha già fatto rilevare Pennacchietti, non in italiano. L'italiano è una rara eccezione, perché abbiamo un derivato della parola latina per dire rame, se no si usa la parola per Cipro. Cipro era Cupros, e invece da qui deriva il cuprum latino. Io ho messo soltanto le derivazioni in inglese, francese e tedesco, ma poi ho guardato tutte le lingue dell'Europa occidentale, dalla Scandinavia fino al Portogallo, usano derivazioni da cuprum. Le miniere si trovano nella parte sudoccidentale dell'isola, alquanto montuosa, dei monti Troodos, che sono probabilmente la stessa cosa del monte Taggata citato nelle fonti ittite, le quali uniche si esprimono anche su questo particolare geografico dell'isola. Ecco, vediamo qua giù, il Troodos o Taggata si trova in quest'area, poi questa è un'altra area montuosa che Irania mi pare, se non mi ricordo esattamente il nome, il rame è estratto in questa zona e lavorato sulla costa sud orientale da Encomi, dove hanno appunto trovato resti di officine per lo sminuzzamento del materiale e la fusione. Da notare questo, che forse non si rileva bene dalla mostra, che Cipro ebbe tra le colture importanti l'olivo, ma l'olivo, mentre in mostra è messo in evidenza il suo uso alimentare, a quello che pare fu usato soprattutto in quest'epoca per elevare la temperatura nei forni di fusione e quindi poter più facilmente ottenere il prodotto nelle forme che si volevano, che sono appunto quelle che qui vediamo, cioè in forma di grandi pani simili a pelli di bue. Questi pani circolavano attraverso tutto il Mediterraneo e il loro ritrovamento ci fa vedere fin dove arrivasse la capacità commerciale dell'isola di Cipro. Stranamente, un enorme, considerevole accumulo di pani di rame è stato trovato proprio in Sardegna, dove nessuno se lo sarebbe aspettato. Ecco qua uno di questi, ce ne sono tantissimi. Ecco, così era fornito il rame sul mercato. E la produzione di rame di Cipro fu sostituita dalla Spagna solo al tempo di Plinio, quindi nel primo secolo d.C., quando la Spagna subentra. Questo spiega anche perché proprio l'isola abbia dato nome al minerale. E naturalmente non ci meravigliamo che il rame sia uno dei materiali più richiesti dal faraone, come è attestato dall'archivio di tavolette scritte in cuneiformi, al quale ho fatto accenno, e in lingua babilonese, che è stato trovato in Egitto alla fine dell'Ottocento nel luogo di Tell el Amarna, che vi ho detto. Sette lettere inviate al faraone venivano da Cipro e furono scritte a Cipro, come conferma un'analisi chimica relativamente recente dell'argilla. E appunto risulta appunto un unico sovrano dell'isola. Quindi
appuriamo che già nel XIV secolo avanti Cristo a Cipro, perlomeno a livello di corte, si conosceva la scrittura e si interloquiva col mondo circostante adoperando, come facevano gli egizi stessi, una lingua internazionale con la sua scrittura appropriata che è quella trovata nell'archivio diplomatico di Tel el Amarna in Egitto. Appunto questa lingua è il babilonese dell'epoca, probabilmente quello che acquistò prestigio internazionale con Hammurabi nella prima dinastia di Babilonia. E difatti noi troveremo ora che la isola di Cipro è già conosciuta da fonti cuneiformi di epoca babilonese, e quindi si risale nel secondo millennio fino al XVII-XVIII secolo avanti Cristo per quello che riguarda le fonti cuneiformi. Vediamo una lettera, una delle sette, uno stralcio soltanto per vedere una parte di contenuto. Al re d'Egitto, mio fratello, di così il re di Alassia, tuo fratello, quanto al fatto che ti ho fatto portare solo 500 sicli di rame, quindi una quantità relativamente modesta rispetto al potenziale dell'isola, l'ho fatto portare come dono per mio fratello. Fratello mio, che il rame sia poco, non prendertela a cuore. Davvero, nella mia terra, la mano di Nergal, mio signore, ha ucciso tutti gli uomini della mia terra e non c'è nessuno che faccia il rame. Cioè c'era un'epidemia di peste di cui noi siamo consapevoli che fece strage anche nelle corti e anche tra i sovrani di tutti i regni circostanti del vicino Oriente. Tu sei mio fratello, fammi portare moltissimo argento, mio fratello mi dia argento divino e io presso mio fratello tutto ciò che vorrai, fratello mio, io te lo farò portare. Quindi questo sottintende naturalmente un pagamento adeguato anche per la rarità del materiale che era così richiesto. E quindi non solo il rame circolava a quell'epoca però tra i vari paesi. E la prova è data, ad esempio, da vasellame di questo tipo, che è vagamente egeo e anche cipriota, che è disseminato non solo a Cipro e naturalmente nell'area egea, ma addirittura in Egitto e non in qualche località dell'Egitto, ma in tutto l'Egitto, da nord a sud. È molto caratteristico per il tipo di ceramica, per le decorazioni, per le dimensioni. Naturalmente questo vasellame non è prezioso in quanto tale, ma per il suo contenuto che doveva appunto rappresentare dei profumi o degli oli raffinatissimi. Ecco, qui una veduta di Tel el Amarna, ricordo che questa città effimera, dove però forse proprio a causa di questa sua breve durata, si è conservato, sia pure molto decurtato, questo archivio, che è importante perché è l'unico archivio internazionale mai ritrovato di questa natura, di questa entità, in nessun altro paese del vicino Oriente, soltanto in Egitto e in quel luogo. Dalle tavolette di Amarna, proprio di lì partendo, noi abbiamo in qualche modo appreso l'antico nome di Cipro, Alassia, quindi non Cipro. L'identità di questa denominazione nelle lingue egizie e babilonese, perché Alassia si trova oltre che in egiziano anche nella lingua babilonese, in attestazioni sia in Mesopotamia sia nella Siria interna, fu suggerita nel 1888 da un grande egittologo che fu Maspero, poco dopo quindi il ritrovamento dell'archivio di tavolette, ma soltanto nel 1895 Max Müller propose l'identificazione con Cipro, cosa che suscitò una disputa durata decine di anni,
che però alla fine è stata risolta dalla quantità di fonti che non, e dalla loro chiarezza, che non lascia più dubbi sulla identità e sul fatto che si trovi in mezzo al mare. E naturalmente, per mostrare quali possono essere anche i motivi di incertezza nella definizione di questi concetti geografici, vediamo che per gli egizi espressamente Ciprolasia si trova a nord-ovest, mentre in realtà è a nord-est, ma è perché la via del nord dell'Egitto in realtà era rappresentata da una linea che attraversava la Palestina e la Siria, e quindi rispetto a questa e naturalmente Cipro si trova a sinistra e all'ovest. E quindi l'isola fu chiamata con due nomi diversi in base ai quali noi riusciamo a riconoscerla. Quello di Alassia è il più antico, l'unico usato che troviamo sia in Egitto sia nel vicino Oriente, in fonti del secondo millennio, quindi ripeto, Babilonia, Mari, dove è stato rinvenuto un enorme accumulo di tavolette che risalgono più o meno all'epoca anche della prima dinastia di Babilonia, quindi siamo intorno al 1700 a.C., e anche nell'area Egea, nelle tavolette scritte con queste scritture pregreche, noi troviamo chiaramente il nome di Alassia. Il nome di Cipro invece non compare in Egitto e in Asia, ma soltanto nelle tavolette micenee, ossia quelle che rappresentano, come vedremo adesso, la lingua degli Achei, che a un certo punto, proprio in quest'epoca, occuparono l'isola di Creta. Quindi il nome di Cipro potrebbe essere, come forse anche il nome della stessa isola di Creta, che in realtà ha un nome più antico completamente diverso, quello che troviamo ancora nella Bibbia, Caftaru, e quindi può essere una designazione di queste stirpi che venivano da nord Achee. Il significato originario si ignora, Cipro potrebbe essere forse legato alla designazione sumerica del rame, che gli assomiglia almeno come suoni, Kubar. Si sa però che Alassia, con ogni probabilità, sarà l'origine del termine per il continente asiatico. E in più abbiamo anche, a conferma di questo, della loro esistenza, dei ciprioti in Egitto fin dal XV secolo, nel senso che si chiamano il cipriota Palassia e la cipriota Talassia, con l'articolo che distingue appunto i due generi. Una delle rarità che erano prodotte nell'isola di Cipro e che interessavano per scopi più diversi, sicuramente anche medicinali, il mondo antico, fu l'oppio. E si pensa che la propagazione di una certa tipologia ceramica sia proprio legata al commercio e alla diffusione di questo prodotto. Ecco, vediamo qua una serie di vasetti che tra l'altro sono anche documentati nel Museo Egizio di Torino. In particolare vediamo, per quello che concerne l'Egitto, un sito famoso, anche rappresentato nel Museo Egitto di Torino, nel senso che rappresenta il nucleo delle collezioni, il villaggio occupato dagli operai addetti alla preparazione delle tombe dei faraoni nella Valle dei Re, e che copre più o meno questi secoli di cui stiamo discorrendo, 14°-13° avanti Cristo. E in particolare la famosa tomba di Ka, questo gioiello direi di ogni museo, che fu trovata intatta da Schiaparelli un po' più di 100 anni fa, è importante perché lo studio dei singoli mobili, dei singoli pezzi che ne compongono il ricco corredo, mostra sempre di più non soltanto la vita agiata di un personaggio, ma soprattutto la cultura internazionale che riguardava non soltanto un archivio diplomatico, ma anche i beni di uso comune, come le pentole che sembrano
confezionate a Cipro, perlomeno data la loro quasi identità con altre trovate a Zafirpapura presso Cnosso a Creta. Almeno questo è stato Massimo Cultraro, uno studioso che in primo piano che si occupa di queste cose in questo periodo, a rivelarlo. Nel XV secolo c'è un primo grande movimento di popoli. Gli Achei, provenienti dalla Grecia continentale, conquistano l'isola di Creta e progrediscono allargandosi nel Mediterraneo orientale e arrivando anche a Cipro. Con l'Egitto, l'Egitto è una potenza troppo grande naturalmente per affrontarla, e sono presenti attraverso ciò che resta di una azione molto ampia di contatti di carattere politico-culturale. Tenete presente che noi abbiamo le prime raffigurazioni degli Achei con una descrizione minuta dei loro abiti, dei loro tipi etnici, dei doni che loro portano che usano, proprio da pitture in tombe di notabili nella città di Tebe. Alla fine del XII secolo, nel XII secolo arrivano finalmente a Cipro e prendono l'isola. Di questo abbiamo delle indicazioni sia nei documenti antistanti di una città che si trova, come ci ha detto Pennacchietti, alle pendici del Monte Cassio sulla costa siriana, che appunto parlano di questo cambiamento di scena a Cipro, sia anche in fonti egiziane. Arrivando a Cipro, gli Achei introducono la scrittura che avevano imparato a contatto con l'isola di Creta, quella che è stata decifrata nel 1953 e è nota come Lineare B, una scrittura che serve per scrivere un dialetto greco che è chiamato appunto miceneo e che nell'isola di Cipro sarà poi chiamato cipriota, ma in pratica il dialetto cipriota con l'arcadico non sono altro che diramazioni di greco, diciamo, di proto-greco. Il fatto è che, oltre a scrivere questo dialetto miceneo-acheo, si servì a Cipro anche per scrivere una lingua indigena che naturalmente noi non comprendiamo e che è chiamata etio-cipriota. L'uso di questa scrittura sillabica derivata dall'epoca micenea dell'isola di Creta a Cipro si mantenne anche dopo la diffusione dell'alfabeto conseguente all'arrivo, per così dire, della cultura fenicia che importò e fece adattare il proprio alfabeto, come ci ha spiegato ancora Pennacchietti. Però quello che è interessante e osservare che la scrittura a Cipro non era ignota nel secondo millennio, anche se coloro che redigevano le lettere per il sovrano da mandare in altri paesi erano probabilmente scribi di professione che usavano una lingua internazionale, quindi neanche la lingua del luogo. Ma come si può vedere nella mostra qui a Torino, ci sono anche documenti precedenti l'arrivo degli Achei in un'altra scrittura che assomiglia alla lineare A dell'isola di Creta. E il fatto è che naturalmente la lingua non si comprende, oltretutto i documenti sono anche scarsi, però la presenza di questa scrittura di tipo egeo dimostra un contatto precoce dell'isola di Cipro con il mondo egeo, perlomeno nella prima metà del secondo millennio. E questo ora entra in conflitto con nuove scoperte che avvengono invece sul continente, perché, come vedremo tra poco, si pensava che in Siria la scrittura fosse arrivata estremamente tardi, quindi
a Cipro queste scritture pre-achee avrebbero forse colmato un vuoto. Ora vedremo che invece la situazione è ribaltata, è completamente diversa. In considerazione del fatto che la distanza tra Cipro e la città di Ugarit, di cui parleremo tra poco, è minima, e Ugarit è veramente un crogiolo di lingue e di scritture di ogni genere, tutto rappresentato a quell'epoca, sembra strano non avere trovato finora a Cipro nulla del genere. Cioè, in altre parole, ci aspetteremmo anche lì qualche cosa di più ampio, di più ricco, di più articolato rispetto a quello che l'archeologia ha finora fornito. Però appunto non, è una cosa che noi ci aspetteremmo, non è più un salto nell'ignoto come poteva essere qualche anno fa. E qui vediamo sul lato sinistro la grande iscrizione dell'anno ottavo di Ramesse III nel suo tempio funerario di Medinetabu, dove appunto si parla dei paesi che crollano uno dopo l'altro sotto l'urto dell'arrivo degli Achei. Ecco qui, questa carta ci illustra principalmente tre luoghi da cui si accedeva o con cui si comunicava con Cipro, e sono appunto l'Egitto, detto non ha porti, quindi dall'Egitto non si può andare direttamente a Cipro, c'è il mare troppo alto e anche la distanza abbastanza notevole. Però sulla costa noi abbiamo, in questa posizione, un porto di cui parleremo tra poco, che è Biblos, con cui l'Egitto fu in contatto fin dal IV millennio a.C. e che fungeva praticamente da porto di alto mare per l'Egitto. Quindi dall'Egitto si andava a Biblos e poi si poteva di qui andare altrove, tra cui Cipro. L'altro porto che ho appena evocato, alle pendici del Monte Cassio, che serve anche da punto di riferimento, come ancora ci ha spiegato Pennachietti, è Ugarit. Ugarit è importante, e qui un po' è all'Odissea, all'Attachia, quindi relativamente vicina, perché è un luogo i cui scavi hanno fornito e continuano a fornire una documentazione epigrafica abbondantissima. L'unico limite che ha questa documentazione, per quello che finora si è visto, è la datazione, cioè non risale più in su del XIII secolo a.C. Poi c'è un altro porto che noi conosciamo dalle fonti, ma non ancora archeologicamente, ed è Ura o Ula, che si trova nella Cilicia Aspera, esattamente nel punto meno distante dall'isola di Cipro, ma anche quello più soggetto a pericoli, come vedremo attraverso due naufragi che sono stati recuperati. Quindi da queste località si avevano contatti con Cipro, e vedremo che queste località ebbero anche contatti proprio con l'Egitto, per questo ne stiamo parlando. Ecco, in particolare però non c'era soltanto il rame, c'era un altro bene che attirava in particolare gli egiziani, ma non solo, anche tutti i popoli circostanti, dagli Ittiti ai babilonesi, ed sono le foreste di conifere, che si trovano non solo sui monti del Libano, questa catena di monti altissimi che è stata praticamente spogliata di legname, ma anche nella zona della Cilicia. E già dal terzo millennio sappiamo che gli egiziani si rifornivano di legno pregiato in grandi quantità, si parla di centinaia e centinaia, se non migliaia, di tronchi che erano portati in Egitto per fabbricare varie cose, tra cui le navi, anche se le navi erano piuttosto fabbricate nei porti del Libano, tra cui Ugarit e Biblos, che erano le vere città di marineria. Ecco qui vediamo un esempio di queste conifere che oggi sono di nuovo ripiantate, ma erano state praticamente spogliate, e un esempio di nave, di imbarcazione fatta con legno di queste conifere, come quella di Cheope, che
l'asse più lungo è lungo 15 metri, per dare un'idea anche dell'entità di legno che era portato in Egitto e degli scopi che lo richiedevano. E qui ho già detto del ramo del Nilo, che serve soprattutto da porto in Egitto, perché appunto la costa è estremamente piatta e non ci sono altre insenature. In più il flusso e riflusso delle maree della corrente crea dei riempimenti all'inizio delle bocche del Nilo, che quindi diventano difficilmente penetrabili. Quella che è sempre più profonda e navigabile è appunto la bocca più orientale, quella di Damietta. Ecco, allora abbiamo appena parlato di Biblos, faccio vedere un'immagine, alle pendici del Libano, quindi Libano era il Biblos, la Gubla nel nome originario, era la città che serviva da punto di raccolta soprattutto del legname che si raccoglieva, che si faceva scendere dalle montagne circostanti, poi per della fabbricazione delle navi di alto mare, potremmo dire, che portano un nome particolare, navi di Biblo, anche in egiziano, e anche direi della formazione dei marinai, cioè tutti gli egiziani di solito non erano preparati per sfidare il mare. E dire il porto, noi potremmo dire anche per le navigazioni transatlantiche. Da Biblo si partiva per Creta, questo lo sappiamo, almeno già dal terzo millennio avanti Cristo. Quindi era veramente una città versata sul mare. Ecco qua, ecco, scoperta fin da Renan nel 1860, ma solo dopo la fine dell'impero ottomano. Anche le vicende storiche moderne hanno una loro importanza, e quindi con l'inizio dell'occupazione francese sono cominciati gli studi e le ricerche a Biblo, come poi più tardi, dopo una scoperta fortuita, a Ugarit. Vediamo ancora qui una foresta di conifere. Ecco qui vediamo Ugarit, nelle vicinanze di Laodicea e di Antiochia, quella che diventerà poi una delle capitali cristiane, quindi in una, diremmo, anche una posizione strategica negli spostamenti del Mediterraneo, che in epoche diverse hanno visto movimenti importanti per gli scopi più diversi, anche se a quest'epoca chiaramente gli scopi principali sono economico-commerciali. Il più antico alfabeto, ovvero alfabeto che si conosce, non è fenicio, o perlomeno non è stato trovato, ma è in segni cuneiformi e serve per scrivere la lingua parlata nella città di Ugarit, che è una lingua conosciuta sia perché si trova scritta anche con la scrittura babilonese, con la scrittura cuneiforme normale, sia affine ad altri dialetti o lingue dell'area. Ma sono, come dicevo, hanno questo limite cronologico della fine del secondo millennio avanti Cristo. Ecco qui anche Ugarit, una veduta degli scavi. E Ugarit è la città prospiciente Cipro, che si conosce meglio. Ura non è ancora stata trovata sul terreno. Però ecco, c'è una novità. Un faraone che è ben datato, è datato alla fine del XX secolo avanti Cristo, nei suoi annali, che sono stati recuperati una trentina di anni fa, perlomeno nel frammento che è maggiore, descrive spedizioni navali alla ricerca di materiali necessari al paese verso nord, in cui menziona specificamente Cipro, come Alassia naturalmente, e Ura. Questa è la menzione più antica di Cipro che per ora si possiede, e viene da una fonte egiziana trovata nella città di Menfi.
l'inventario, naturalmente queste spedizioni illustrano soprattutto il bottino, la preda, e che naturalmente non ci meraviglieremo di vedere che include un'enorme quantità di tronchi d'albero e attrezzi di rame, quantità di argento e stagno o piombo. Lo stagno e il piombo sono nominati con un vocabolo che forse è lo stesso in egiziano. Loro li distinguevano con difficoltà, però sapevano quali adoperare per ottenere delle leghe e quindi il bronzo. Il tesoro di Todd, che è stato trovato nel 1936 da una missione francese vicino a Luxor e che è datato esplicitamente allo stesso faraone, contiene 4 cassette di bronzo strapiene di vasellame d'argento schiacciato in modo da compattarlo e pezzi di lapislazzuli che dovevano essere appunto una parte di un bottino di guerra, forse quello stesso che abbiamo appena descritto. Arriviamo al terzo porto, che ci interessa appunto, terzo porto perché è menzionato anche nelle fonti egiziane, la città di Ura, che non poteva essere molto lontano da Selefki, l'antica Seleucia, e la Tarso, e da Tarso, tra l'altro, più nota per San Paolo, e che è menzionata in questi annali di Amenemhat II e lo sarà ancora in fonti posteriori egiziane. Quindi non è stata trovata in scavi, però la sua ubicazione è ben circoscritta anche grazie alle menzioni che si hanno nei testi di Ugarit. In più, lì vicino, proprio davanti alla costa della Cilicia Aspera, c'è una piccola isola di Dana che conserva notevoli tracce di antichi cantieri navali, anche se naturalmente è difficile datarli e dire a che epoca possano risalire. Però mettendo insieme il fatto che ci sono le conifere della Cilicia, che da quelle parti passano vie commerciali importanti, l'estrema vicinanza dell'isola di Cipro, uno può facilmente presumere anche qui la speranza di ritrovamenti e la certezza di un'importante funzione in passato. Tra l'altro menziono un paio di naufragi che sono stati provvidenziali oggi per conoscere il loro carico, naufragi avvenuti entrambi nel XIII secolo avanti Cristo, uno tutti e due presso le coste turche, della Turchia costa meridionale, cioè uno ad Uluburun e l'altro al Capo Gelidonia, che portavano un enorme carico di oro, bronzo, stagno, utensili metallici, anfore per vino, e anche a Uluburun un sigillo d'oro con il nome di Nefertiti, la regina di Amarna, che quindi è ben datata, data il carico, e anche fa vedere che tipo di merci si trasportassero attraverso il Mediterraneo. Quindi siamo nel 1300 avanti Cristo e siamo ben lontani dall'Egitto, voglio dire. Quindi, no? Facciamo un salto ancora più indietro, visto che questo è il nostro proposito. E questa è la ricostruzione di un aspetto che poteva avere una biblioteca trovata effettivamente in Siria, in una città di cui qua vediamo ora la ricostruzione. Cioè nel 1975, a circa 70 km a sud di Aleppo, che all'epoca non doveva essere molto importante, gli scavi italiani, tra l'altro, hanno identificato questa importante città che non si pensava avesse quella collocazione, ma non solo. Vi hanno trovato, a seguito della distruzione che la città aveva subito in antichità, un intero archivio di tavolette d'argilla coperte da scrittura cuneiforme. Qual è la novità? Fino alla scoperta di questo imponente archivio, che dopo aver restaurato e rimesso insieme i pezzetti, tutto quello che si è potuto di frammenti, conta pur sempre 4.000 tavolette d'argilla, siamo ben lontani dalle 300 dell'archivio di Amarna, e si pensava
fino al 1975, che in Siria la scrittura non fosse conosciuta prima del secondo millennio avanti Cristo, e quindi anche scarsamente allora. Ecco perché Cipro poteva fare un caso a parte. Invece, di fronte a una scoperta di questo genere, naturalmente non ci si può più nascondere la realtà con tutto ciò che comporta, perché l'archivio avvenne tra l'altro in un periodo ben datato e che è collegato ad un regno importante della sesta dinastia egiziana, quello di Pepi I. Siamo nel non XIV, nel XXIV secolo avanti Cristo. Ora, qui nell'archivio non si parla di Cipro, però queste scoperte possono avere delle interferenze con le nostre stesse conoscenze di Cipro, dato che il contenuto delle tavolette mostra una straordinaria importanza commerciale di Ebla al centro di una vasta rete di traffici, soprattutto per lo smistamento del lapislazzuli, che veniva dalla Cina, praticamente dai confini della Cina, dal Badakhshan, attraversando tutto l'Afghanistan. Ecco, qua vediamo due tavolette, tanto per dare l'idea della importanza. Tavolette che sono state decifrate, e questo è importante dirlo, da un socio dell'Accademia delle Scienze e da un professore dell'Università di Torino che fu Giovanni Pettinato, il quale riuscì a scoprire dentro una scrittura arcaica, molto più antica di quella di cui parlavamo prima a proposito di scrittura babilonese delle tavolette di Tell el-Amarna, e tuttavia non più redatta nella lingua sumerica. Attraverso la sua competenza di sumerico e anche di ebraista è riuscito in qualche modo a ricostruire vocaboli, frasi, quello che poteva essere appunto il detto del contenuto di queste tavolette. I più recenti studi poi, e qua sto parlando veramente degli ultimi anni, 2 o 3 anni, che sono soprattutto dovuti alla migliore allieva di Pettinato, che è la professoressa Vanna Biga, che lascia quest'anno l'università, anche lei per andare in quiescenza, hanno rivelato quello che si attendeva da tanto tempo e che lo stesso Pettinato cercò a lungo: intensi contatti di Ebla con l'Egitto e soprattutto con Biblo. E qui ci fu un impasse, perché sembrava ovvio che Ebla, che si trova in questa posizione a sud di Aleppo, siccome aveva dei contatti fino a mare, vedete, mare abbastanza distante, quindi potesse avere dei contatti che arrivavano quasi alle soglie dell'Egitto, però non si trovava in questa pur amplissima documentazione alcuna designazione di toponomastica che permettesse in qualche modo con certezza di aggrapparsi a una qualche cosa di certo. Questa certezza invece, come vedremo tra un momento, si è acquisita. E qui entra in gioco questo viaggiatore egiziano, Ennai. Ennai fu un altissimo dignitario egiziano che ebbe una vita sicuramente spericolata e ricchissima, che ha rischiato di essere completamente cancellata, perché una tomba che dovette essere meravigliosa, della necropoli di Menfi, non possono esserci dubbi, è stata sotto gli occhi di tutti, e anche degli archeologi egiziani che non si sono accorti di niente, completamente smantellata, segata in pezzi, venduta all'asta in tutto il mondo, e dispersa dalla California al Giappone, passando per la Spagna e per la Russia, e quindi attraverso un lavoro meticoloso di ricomposizione di pezzi, in parte sulla carta, in parte in realtà, si è riusciti a ricostruire questo racconto autobiografico che appunto ha gettato una luce straordinaria su quest'epoca, perché non solo lo studio dell'iscrizione dei suoi toponimi nuovi
ci dimostra che gli egiziani nel 24 secolo avanti Cristo, e non per la prima volta, partivano dall'Egitto per un viaggio di oltre 1000 chilometri per arrivare fino al cuore dell'Anatolia, dove si trovavano i grandi mercati dell'argento, per procurare l'argento. Ma anche che questo personaggio pare citato nell'archivio di Biebla. Ecco, quindi il percorso di così nell'itinerario seguito verso nord, sicuramente, anche se non menziona la città di Ura, dovette passare da quelle parti, e mentre il suo passaggio a Biblo è esplicitamente menzionato. Menfi, tra l'altro, era capitale dell'Egitto in questo periodo più antico, dove si sa che furono accolti alti personaggi della città di Biblo, che aveva quindi una posizione di grande prestigio all'interno della politica egiziana. Ora, ultimamente si è potuti pervenire ad una dimostrazione, direi definitiva ed inequivocabile, della menzione di Biblo Gubla nelle tavolette di Ebla. Qual è il problema? È che è scritto in un modo diverso da quello che di solito si usa nella scrittura cuneiforme per scriverlo. Però, ora non entro molto nei particolari, l'analogia con altri, con l'uso egiziano in particolare, toglie ogni dubbio. Questo è importante perché significa che noi abbiamo su Biblo non una candela, ma un faro di luce che arriva dall'archivio di Ebla in pieno terzo millennio avanti Cristo. E naturalmente questo è importante per la mediazione che aveva Biblo nei traffici intermarini con l'Egitto e con ogni probabilità con Cipro. A Biblo era venerata in particolare una dea identificata dagli egizi con Hathor, che è presente in mostra, solo che in mostra, in un rilievo che oggi è al Metropolitan, Museo di New York, il rilievo risale appunto alla metà del primo millennio avanti Cristo. Invece la venerazione a Biblo, l'inizio perlomeno, la presenza, la consistenza di questa venerazione, di questa dea, è già ben manifesta sotto il regno di Pepi I. E quindi diciamo che tra i prototipi di Afrodite, che a quanto risulta dalla documentazione anche visibile in mostra, sembrano essere molteplici, sicuramente questo può avere pesato, questo che viene dall'Egitto, e non solo per un breve periodo, ma addirittura per millenni, naturalmente rinnovandosi di volta in volta secondo quelle che erano le impostazioni teologiche successive. Ricordo a proposito di Biblo che la sua importanza per l'Egitto, tale che era collegato a Biblo il mito della uccisione di Osiri, che sarebbe stato trasportato nella cassa dove Set, il fratello assassino, l'aveva rinchiuso fino al Lido, e poi per essere incorporato all'interno di un cedro. Questo è uno dei motivi per i quali gli egiziani di una certa levatura, per quanto possibile, volevano farsi seppellire dentro sarcofagi di cedro del Libano. E in particolare, però, in questo contesto, menziono che una delle grandi produzioni dell'Egitto non era tanto l'oro, che diventerà abbondante in Egitto dopo la conquista della Nubia, ciò che non era ancora avvenuto a quell'epoca, ma soprattutto nella confezione dei tessuti, che erano finissimi e richiestissimi. Una delle richieste maggiori che fa Ebla all'Egitto è quella di tessuti per la sepoltura dei defunti. Se mi capita di andare a Bra a vedere questa bellissima mostra fatta dall'Istituto di Antropologia dell'Università di Torino, vedrete che la mummia, che è appunto del terzo millennio avanti Cristo, è avvolta dentro un finissimo tessuto.
ovviamente la mummia egiziana, ma il tessuto è di quelli che sicuramente si adoperavano anche per l'esportazione. Nel terzo millennio, quindi tessuti raffinati e rame costituivano merci più pregiate come controvalore per eseguire pagamenti. Anche se l'Egitto durante il terzo millennio probabilmente ancora si procurava il rame dalle miniere del Sinai, il rame era indispensabile per fabbricare gli attrezzi, soprattutto per la lavorazione della pietra di cui l'Egitto era all'avanguardia. E invece dal Libano e dalla Cilicia già allora arrivava legname di qualità. Potrebbe anche essere arrivato da Cipro, ma non è esplicitamente indicato. Però è indicato tra le importazioni in Egitto il rame asiatico, non diversamente definito, che poteva solo provenire da Cipro via Biblo e quindi probabilmente costituito da una lega indurente simile al bronzo con stagno e piombo. Tra l'altro l'importazione di stagno in Egitto dall'Anatolia esplicita, tra l'altro nell'iscrizione di Ennai di cui abbiamo parlato, conferma la conoscenza tecnica per la produzione del bronzo. Così siamo quasi arrivati al termine e, come abbiamo aperto con il viaggio avventuroso di Unamon, chiuderemo con la carriera di Ennai, che visse sotto il regno di tre faraoni, ma soprattutto nella sua giovinezza durante il lungo regno di Pepi I, il faraone la cui piramide diede il nome a Menfi, noi la chiamiamo Menfi dal nome della piramide di Pepi I, un contemporaneo dell'archivio pervenuto ad Ebla, epoca che ebbe i rapporti tra i più intensi con Biblo, dove un grande viaggiatore per mare e per terra, Ennai, che menzionato più volte nell'archivio di Ebla e riscoperto dopo la dispersione della sua tomba. Mentre in queste iscrizioni, in una di queste iscrizioni, attualmente in corso di pubblicazioni, si capisce che Ennai godeva a Menfi di considerazione pari a quella del re di Biblo. E ne sarebbe una testimonianza straordinaria la sua tomba se non fosse stata così ma ridotta e depredata nei tempi moderni. E vi ringrazio anche per stasera. Ringraziamo molto Alessandro Roccati per questi viaggi nel tempo e nello spazio che ci ha consentito di ripercorrere. Le nostre conferenze vogliono essere anche delle conversazioni, quindi adesso la parola passa al pubblico per osservazioni, domande. Chi vuole farsi avanti? Eccola una domanda, prego. Aspetti che arriva un cono di gelato, aspetti. Tutti questi scambi chiaramente avvenivano non tanto per iscritto, perché quella volta chiaro, ma la lingua internazionale di quei tempi era forse il babilonese? Perché di lingua internazionale si parla, anzi ne ha parlato anche l'oratore adesso, ma era il babilonese? Dunque, in base a quello che sappiamo al momento, se non ci sarà qualche scoperta che capovolge le convinzioni. E il prestigio del babilonese sul piano internazionale fu determinato dal regno di Hammurabi a Babilonia. Quindi dopo Hammurabi il babilonese si diffonde addirittura in Egitto e gli egiziani lo adottano per parlare con gli interlocutori esterni. Però in precedenza, proprio all'epoca di Ebla, vediamo che Babilonia non esisteva ancora all'epoca della città di Ebla, quale è stata riscoperta, che il prestigio della cultura scritta della Mesopotamia che si diffonde. Tant'è vero, abbiamo delle prove che questi interlocutori egiziani con cui Ebla era in contatto sicuramente avevano
portato anche la conoscenza della scrittura egiziana. Però la scrittura che prevalse per il loro archivio di carattere amministrativo fu quella derivata dal mondo mesopotamico. Cioè gli studi ultimi pensano che ci fossero proprio degli scribi maestri che si muovevano dalla Mesopotamia con il loro corredo di sillabari, di vocabolari, per aiutare queste comunità che allora possono sembrare un po' periferiche come in Siria, per redigere le annotazioni di cui avevano bisogno. Da sottolineare che un archivio come quello di Ebla contiene soprattutto, e questo è comunque interessantissimo, testi di carattere amministrativo e non testi di carattere letterario, anche se non mancano dei rituali, che sono un po' l'eccezione, quindi testi religiosi. Quindi la Siria è stata propensa più verso il mondo mesopotamico, era più vicino, nonostante oggi sappiamo che anche l'Egitto la percorreva, e lo sappiamo anche perché due degli oggetti di grandissimo prestigio trovati negli scavi di Ebla sono: uno, una lucerna frammentata oggi, ma a suo tempo doveva essere una cosa meravigliosa, di alabastro del faraone Chefren, e l'altro un vaso da olio, che si adoperavano per l'imbalsamazione o per naturalmente la cura dei defunti, di Pepi I, quindi lo stesso faraone che abbiamo evocato più volte. Scritti in geroglifico, naturalmente. Altre domande? Allora vorrei chiedere io una cosa molto non generale, ma addirittura generica. Si è parlato di commercio di materiali, no? Soprattutto di rame da Cipro, poi anche di legname, di legname pregiato, di conifere, questa volta non da Cipro ma soprattutto dal Libano, dalla Siria, se ho capito bene anche dall'Anatolia Aspera, eccetera. Hai accennato al fatto che alcuni oggetti potessero essere stati esportati anche da Cipro verso l'Egitto, eccetera. Hai fatto riferimento a delle anfore, dei piccole vasi, dei piccoli contenitori. Volevo chiedere, non limitando forse il discorso al rapporto tra Cipro e le altre culture, perché penso che questo sia troppo limitato, ma ampliando il discorso come tu hai fatto, c'è comunicazione di tecniche? Qualche cosa tu hai accennato, ma soltanto un breve sprazzo di luce, se puoi magari chiarire ancora un po' questa cosa. Ecco, se c'è una circolazione anche di culturale nella dimensione più materiale, cioè la tecnica. Sicuramente. Vediamo innanzitutto che già in un'epoca così arcaica c'è una interdipendenza di questi territori, di queste civiltà, che quindi sono tutt'altro che chiuse in se stesse, con un passaggio di beni, ma non solo di beni, anche quindi di materiali, ma anche di metodi di lavorazione, perché allora il fatto che sia chiamato rame asiatico indica che si tratta di un rame particolare che non è lavorato almeno a quell'epoca ancora in Egitto. Però poi il bronzo potrebbe anche essere, o lo sarà successivamente, confezionato in Egitto attraverso maestranze che vengono dall'esterno. Cioè, uno degli obiettivi, questo non l'ho messo bene in chiaro, delle guerre, di queste depredazioni, non è forse quello che è stato sottolineato, poteva essere il più ambito e il più valido, non era soltanto il bene materiale, ma era il bene umano.
cioè avere delle persone che fossero in grado di fabbricare quelle cose che si desideravano. Quindi i marinai di Biblos per fare le navi e per navigare, i ciprioti per fornire il rame, ma anche poi per fondere il bronzo. E quindi c'è, sotto questo aspetto, c'è un movimento di persone dove l'Egitto è un interlocutore interessante sia per la sua potenza economica e sia anche, in un certo senso, per la sua subalternità, perché il fatto della scrittura che si diffonde piuttosto dalla Mesopotamia che non dall'Egitto può indicare che le innovazioni provenivano da nord più che non dall'Egitto stesso. Però l'Egitto partecipa di questo movimento. Grazie. Sono maturate altre osservazioni? Eccola. La signora l'ha alzato la mano al fondo. Mi scusi, volevo sapere se oltre al legname e al rame che ovviamente necessitava l'Egitto, c'era anche un'importazione dei pigmenti per fare le pitture murarie, uno. E poi se l'Egitto necessitava anche di alcuni alimenti che non riusciva ovviamente a produrre. La terza domanda è: come mai il popolo egiziano è sempre stato abbastanza mite, ha avuto poi delle guerre, le ha perse, comunque, perché con la sua potenza avrebbe potuto conquistarne qualche terra, o addirittura Cipro. Invece no, non era interessato, sembra. Dunque, allora, in ordine, per quello che riguarda i pigmenti delle pitture, gli egiziani avevano quasi tutto a casa loro. Una cosa gli mancava, ed era una gravissima mancanza per loro, il lapislazzuli, che difatti gli arrivava dal Badakhshan attraverso dei flussi che sono documentati già dal quarto millennio, quindi prima dei faraoni. Dunque, la seconda domanda invece... Alimenti, sì. Un bene che ora è difficile quantificare anche nel tempo, dire quando sia davvero cominciato, ma gli egiziani, contrariamente a quanto dice lei, non solo potevano diventare anche dei temibili guerrieri, ma erano anche degli ottimi bevitori. E quindi i vini migliori erano prodotti non in Egitto, ma non solo genericamente in Siria, ma proprio nella zona di Ugarit. Quindi lì ci doveva essere un grande commercio, perché l'Egitto, questo si deduce da certe indicazioni, non è così chiaro. L'Egitto è sempre stato il granaio del mondo, e quindi per le carestie, per le epoche di disagio, era l'Egitto che poteva fornire il grano anche a grande distanza. In compenso l'Egitto era un importatore di beni di lusso, ecco, potremmo dire questo, tra cui il vino. Il vino era sicuramente un alimento richiesto. Non si esclude l'olio poteva servire per cosmetici, naturalmente, forse anche per l'alimentazione, anche se sottolineo, questa è una scoperta di non molti anni fa, perché hanno trovato che l'olio d'oliva serviva moltissimo, soprattutto per i forni, per la fusione dei metalli. Quindi a noi sembra un sacrilegio, ma era così. E poi l'ultima domanda implicita, cioè gli egiziani, il mondo a quell'epoca non era ancora così, come dire, attrezzato per riuscire a sopraffare popolazioni diverse e ad una certa distanza. Questo avverrà poi nella seconda metà del secondo millennio, quando si creano i primi modelli di imperi, ecco, non sono ancora dei veri imperi, ma si cerca ormai. Ma in precedenza c'erano naturalmente alleanze, c'erano giochi di interesse, di questo abbiamo documenti che
in qualche modo ce lo fanno capire, però non c'era anche lo stesso re di Biblo, ecco, per prendere un caso particolare che è notevole distanza, ma era importantissimo per l'Egitto, il buon rapporto con Biblo, diciamo così. Ora, il re di Biblo chiaramente doveva essere un ospite, se non regolare, non infrequente nell'Egitto stesso, così come i doni presentati da un faraone come Pepi I al santuario della dea signora di Biblo sono particolarmente rilevanti. Questo ci indica la ricerca di uno stretto rapporto. Rapporto che, no, benché il faraone con tutto il paese che ha alle sue spalle abbia chiaramente una importanza ben più grande, però non diventa mai di supremazia, di sottomissione dell'alleato. Ecco, sussistevano gli strumenti per poter, e quindi ciascuno era meglio una buona alleanza. Grazie. Ci sono altri interventi? In caso contrario non mi rimane che ringraziare ancora una volta Alessandro Roccati e prima di salutarvi ricordarvi il prossimo appuntamento che sarà 24 novembre. Mario Gallina parlerà di Mare che divide, Mare che unisce, il caso di Cipro. E come dicevo prima, il referente però di Cipro in questo caso sarà Venezia. Buonasera a tutti e grazie per essere venuti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.